Comunque quello che si respira è l'aria di puro divertimento, nella nostra da sala è tuttora una grande famiglia e questi sono i risultati. Se riesci a capire il piacere, lo dico per uno che fa teatro, vedere la gente che ride così, no? A prescindere dai critici o giornalisti, quello che sia fatto. È bello, vedi gente che ride, pure gente che ha problemi, perché non si grazie. Io ho una domanda per Maurizio. Sì. Che si è abituato al teatro, al rapporto con il pubblico, come siete anche stamattina all'improvvisazione, no? Se ti sei sentito un pochino ingabbiato in una sceneggiatura? In cielo. Il rapporto col cinema. No, no, il rapporto col cinema, io lo vivo da principiante allo sbaraglio. Io lo faccio con piacere, cerco di non deludere nessuno, niente che mi dà fiducia, ma era un personaggio che mi piaceva, perché ha visto sempre così un po' vittima, capito? Vittima delle... Non l'ho trovato difficile, perché sono stato protestato 20 anni fa, perciò so come si sta in questa situazione. E sposato 20 anni pure. Ma poi è andata via, va bene, ringraziando a Dio, però insomma. Mi piace. Cioè, teatro, teatro. Dico sempre, vabbè, non dico a voi che siete esperti, un artista va a vedere al teatro, né al cinema né in televisione, al teatro non si bleffa, congiuntivite, cistite, qualsiasi cosa c'hai, lì lo devi fare tutte le sere, capito? Invece il cinema lo fa 20 volte, o fa Scamarcio, pensa se non possiamo fare. È lì che mi è scattata la cosa, ma non fa Scamarcio, perché lo staccate con i mogli? Ma poi non andate a divertire. Io sul set di Rubia Vati ho portato a Pasqua, uno di Pasqua, un camioncino così. Ho mandato perché mi divertivo. Qui ho portato tutti i mattini i cornetti, perché lo vedo proprio come una famiglia, capito? E mi piace. Spero che non deluda nessuno, perché poi non è che stiamo a fare via col vento. Ma ci sta prendendo gusto col cinema, quindi dopo il tuo ruolo. Allora forse non hai capito. Per non stare a casa. Allora conosci mia moglie, oh. E io per 6 anni ho fatto mica l'anno a pesca. E non. I bigattini che ho buttato! Il piacere di condividere iniziate carcere, basta, no, aspetta, se intanto che arriva la prossima domanda, io voglio dare un attimo la parola a Massimo Marino, che abbiamo citato appunto Maglione e Galopeira. Massimo Marino è un altro personaggio della notte romana che l'avrete già visto nel film di Verdone, fu straordinario in Grande, Grosso e Verdone e altre cose. Massimo, tu mi hai raccontato una cosa che la devi ridire, quando hai incontrato Battista anni fa, non mi ricordo in che circostanza. Te la dico io la circostanza, è forte, forte quanto Marino. La vita è bella, a prescindere dal film, tanto andare, gente andrà a vedere, non è che... No, sbiancato, ma come andrà a vedere? Allora, lui ti racconta l'inizio di questa storia, io ti racconto la prima. No, alla fine te la racconto io che fra gli anni te sei diventato Maurizio Battista e io sto ancora a attaccare le locandine. Una notte. Vai. Una notte ci incontriamo. Alle 4 di mattina, il 30 dicembre, lui si è smarchettato. Il microfono. Vai. Non fa come quelle che intervisti te, stacca il microfono. Tamburi lontani. Allora, andiamo a noi. Tamburi lontani è bella roba, molti di voi non sanno, buon per voi. Ci incontriamo di notte in un bar alle 4 notte per attaccare delle locandine. Lui faceva il video sul programma che fa lui la notte, dal Teatro dei Satiri, perciò parliamo di tanti anni fa. Di notte. Io ho messo la smarchetta e il veglione mio e te nel cabaret tuo. Capisci che è una cosa di Wikipedia, smarchetta. Ma chi passa la montagna per farsi riconoscere. Vabbè, io in questo dietro un bar, poi vi dico qual è il bar, dietro un bar lui smarchettava, come dice lui, la terminologia di Marino. Con i rispettivi consorti. Io con mia moglie, che io cercavo. E io ancora c'è ma la porta appresso mia moglie, e te la sfanculata. E strade sono. Io sto guardando la faccia della signora. È finita. Che gentleman, signora. Vabbè, insomma, ora dietro un bar, alla piramide che si chiama Caffè Du Parc, che molti di voi conoscono, sotto casa dei Benigni, ecco. 10 anni fa, lui faceva di notte dietro questo giardino. Dopo anni, vedi la vita è stranissima, dopo anni quel bar è mio,
io l'ho comprato e adesso da qualche anno l'ho comprato, adesso lo stiamo ristrutturando e apriamo in 15 con... Infatti mo gli chiedo se ne abbia lavorato a far barista. Ma se è favoloso. Adesso nella conferenza o c'è Ceccarini o c'è lui, uno non lo farà adesso. Un e trino, no? Un e trino. Vabbè, insomma, questa storia dice che sei un bar. Grazie. Com'è la riga? Com'è? Quanto conta sto bar, Maurizio? Ma porca miseria! Oh. Ciao! Cosa? L'apertura del bar. No, il bar è dalle 6:30 alle 2, signora? Ma andiamo al delirio ormai! E facciamo del cremolato, se mi manda l'indirizzo, prendo l'ordinazione, eh? Ah, io mi scuso per aver perso completamente di mano la situazione. Ce l'ha mai avuta a mano. Ti chiedo qualche amico, più che collega, se mi può dare una mano facendo una domanda. Io volevo sapere com'è nata l'idea di coinvolgere i calciatori. L'idea dei calciatori è più che un'idea, è stato uno stimolo anche perché sono miei amici, per cui come tutti gli altri che avete visto nel film ho chiesto un omaggio sia a Marione Galopera e a tanti personaggi che fanno anche i carcerati, gente che purtroppo ha vissuto questa esperienza, anche vero che quest'anno si è fatto un anno fuori certamente, e hanno chiaramente accettato di buon grado e sono venuti e ci hanno omaggiato della loro presenza. Poi abbiamo capito che tra i carcerati e i calciatori, quelli più onesti erano i carcerati. Era un'altra per Maurizio, hai detto sta facendo un altro film, ma non so se era una battuta o... Che è una battuta? Era solo una battuta. No, se era una battuta! Ma che facciamo? Che problema è giornalissimo, hai quattro soldi, però... Vabbè, tu stai lì, va bene. Un altro film, attacco un altro, finché mi muoio e vado dalla madre io lo faccio il film. Corti, lunghi, media lunghezza. Sì, ne parterà un altro... Vero, Bruno? Speriamo. No, speriamo, ma fatto cosa speriamo? Concentriamoci su questo. Insomma, questo qui è del piacere di fare il divertimento. Io faccio parlare a sto punto anche Serena Bonanno. Se mi dici due cose serie, perché insomma qua la situazione... Sì, ti dico che lavorare con Maurizio è stato stupendo. È una persona, adesso lui è così, fa cacciara, fa casino, è una persona che ti coinvolge, però è anche una persona di un'umiltà grandissima. E quindi ci siamo messi insieme, lui ci ha